Sin dal primo giorno che ci siamo ritrovati ho visto molto entusiasmo da parte del gruppo, da parte di tutti, quindi stiamo lavorando molto bene. Il mister ci ha chiesto di alcune cose che ci stiamo lavorando molto e cerchiamo di metterle in pratica già da queste amichevoli per migliorare ogni partita per arrivare sempre al meglio. Allora, dal punto di vista personale, come è cambiato il tuo modo di interpretare il gioco rispetto all'esperienza con Castori? Sicuramente con Castori ci chiedeva più verticalizzazione, con il mister richiede di giocare tanto la palla e di interscambiarci fra di noi i centrocampisti. È un modo totalmente diverso di giocare a calcio. Invece dal punto di vista personale come stai vivendo? Sicuramente le mie esperienze passate ho sempre voluto giocare come sto trovando adesso rispetto all'anno scorso che richiedeva meno palleggio, però d'altronde ogni allenatore ha il suo modo di giocare e bisogna rispettarlo. E quindi ad oggi c'è il mister e andremo di farlo. Posso? Sì Paolo, tu probabilmente con le partenze che ci saranno e molti giovani in rosa, tu sai, dovrai tipo fare una chioccia nei confronti di questi giocatori. Ti chiedo come vedi eventualmente questo ruolo, insomma. Grazie. Io sono molto contento che mi hanno dato ancora più responsabilità e sono contento quando ci sono tanti ragazzi che cercano di ascoltarci noi più esperti e dobbiamo aiutarli nel migliorare da ogni allenamento alla partita. A questo proposito, riusandomi alla domanda precedente, in tanti sono andati via, insomma ti senti di poter promettere così tifosi di restare qui? Io sono in questo momento un giocatore del Perugia e rimango qua, come ho già detto, e sono molto contento e ripeto, mi dispiace molto per come è finita la stagione dello scorso campionato, però adesso dobbiamo solo voltare pagina e metterci a disposizione del mister e cercare di fare il meglio per riportare il Perugia nel meglio.